sera, ragazzi, vado a mangiare ad Al Marchese. Non so se fa anche cucina romana. Eccolo qui. Marchese. La saletta. Un'altra saletta. E niente, raga, questi sono le bruschette, l'antipasti di Mali. Io però vado su cucina romana, mio fratello invece. Ci sono tre tipi di matriciane, quella classica è prima, poi c'è quella con il pomodoro con il pachino giallo che è un po' più ristretta, e la matriciana di Mali. Allora abbiamo ali di pollo ruspante alla cacciatora, raga, marinate. Questo mi ha detto che è proprio il top, perché sono la marinatura bella bella. Assaggiamo, raga. Ammazza, buono. Questo mi è stato consigliato. Ammazza, oh. Sono da paura, soffici, buone. Ottima marinatura. Buonissimo proprio. Mio fratello su Teddy Cozze si è preso. Queste sono tre alette, raga. Forse ci stanno pure le olive. No, ci stanno olive sua. Ma assaggiamo com'è la carbonara. Comunque, ragazzi, le cozze sono pure belle grandi, sono buone comunque, eh. Sono piccoline, eh. Molto saporite sono. Allora, guardate la carbonara, ora ve la faccio vedere. La cremina sta sotto, pasta corta, il guanciale mi sembra ottimo. Il mio fratello polpo rosticciato con crema di melanzane e pachino. Ho assaggiato il polpo di mio fratello, è veramente spettacolare, buonissimo. Andiamo. Oh, no, il polpo è buonissimo, raga. Allora, assaggiamo la carbonara, va? Che è quello che devo provare oggi, io sono venuto. La cremina ci sta, raga. Ora la faccio vedere. Io ho una girata, gli ho dato. E buon appetito, raga. Guanciale è bello croccante, cotto bene, la pasta è cotta bene, la cremina è buona, è buona, bilanciata bene col pepe, col sale, ma no, veramente buona la carbonara, raga. Non pensavo, perché ultimamente quando mangio i carbonari fuori non è che mi ispirano molto. Poi devo dire che è molto buona qua. È davvero, raga, buonissima proprio. Una carbonara da 8 e mezzo. Polpo da 8. Per me pure da 9 la carbonara. Polpo è da 9 e mezzo. Perché il polpo è buonissimo proprio. Le alette di pollo, ragazzi. Ali di pollo marinate e la cacciatura 9 e mezzo. Carbonara 9. Ha provato questo posto sia per cucina romana che anche per pesce, raga. Detto questo, ragazzi, anche le cozze erano buone, molto buone. Lasciate un commento, commentate secondo voi come vi sembra, se magari chi è della vostra comare ci è venuto. Comunque il Marchese lo consiglio, raga, come posto. Buona serata e buona cena a tutti. Un bacione da Davide Food Italy e Instagram Davide Food Italy.